squadra di fioretto femminile nel programma Olimpico. No, la scherma molto bella, adesso ci andiamo alle competizioni a squadre, ieri quarti e quinti nella. Io mi hanno perso. Buonasera. Grazie mille, grazie. No, Anche io noi, sono Presidente, abbiamo portato un regalo. Grande, questo, che meraviglia, grande, ma fai che bendisci, cioè, che una roba. Poi, rovescio è un disastro mio. Cioè, queste ore in
e come la Pensi ha fatto poesia in Brasile, quindi in una città che ha studiato organizzato la Rugli, in realtà a Firenze. Quindi è evidente che Roberta Sara in generale tutti coloro che stanno portando le sconfitte vanno a segnare bene. Anche al calcio, ma direi non solo al calcio, vanno a segnare bene al calcio. Quindi non mi metto sulla posizione di competizione. Hanno fatto un grandissimo risultato, hanno superato il Grand Slam, quinta coppia a comprare il campionato. Io non andrei comunque da. Se una ragazzina, un ragazzino, prende in mano una racchetta perché ha visto queste due combinare quello che hanno combinato, credo che per loro siano proprio più. Per noi siamo proprio di stimolo. Per dire ragazzi, nessun sogno è troppo grande per due ragazzi italiani. Questo secondo me è il messaggio che hanno dato. Concordo.